Info Cilento oggi vi porta a Pioppi, culla della dieta mediterranea. Tra un po' visiteremo il Museo del Mare e il Museo Vivente della Dieta Mediterranea nella splendida cornice del Palazzo Vinci Prova. Venite con noi! Quando arrivi a Pioppi, un piccolo gioiello cilentano, non puoi certamente perdere il lungomare, lungo circa un chilometro, che dalla piazza arriva fino al Porto del Fico. Noi lo abbiamo percorso a ritroso. Passeggiando potrai ammirare la bellezza del mare, marcatamente blu, con una spiaggia fatta di ciottoli e sassi. Incontrerai turisti e persone anziane, ma con uno spirito da ventenni, pronte a regalarvi aneddoti e tradizioni popolari. Nei pressi della piazza attirerà poi la vostra attenzione il bellissimo Palazzo Vinci Prova. Il castello si presenta con due torri laterali e il fronte mare si abbellisce di un ampio portico. Oggi è sede del Museo Vivo del Mare e del Museo Vivente della Dieta Mediterranea al piano superiore. Pioppi è proprio la culla della dieta mediterranea. A riprova di questo legame nasce il bellissimo museo che testimonia il rapporto tra Pioppi e Ansel Keys. Nella località cilentana, lo scienziato statunitense portò avanti per oltre 40 anni gli studi sulla dieta mediterranea, che nel 2010 ha ottenuto proprio un importante riconoscimento dall'UNESCO. Sono 5 le sale espositive. La sala principale del palazzo ricrea proprio l'idea di piazza. Le sedie sono dislocate per dar modo ai visitatori di leggere anche un buon libro. È molto importante anche perché nel 1969 si è tenuto il secondo convegno mondiale sulla cardiologia, voluto proprio da Ansel Keys, quindi ha anche un valore storico. Nelle varie sale ci sono pannelli descrittivi e video di persone che hanno vissuto con Keys, raccontando aneddoti di quegli anni, interviste ai centenari che si affidano alla dieta mediterranea proprio come stile di vita. La sala per la pasta fatta in casa, con video tutorial delle massaie cilentane, la piramide alimentare e l'importanza del buonissimo olio d'oliva. I famosi fichi del Cilento, la farina, il tutto impreziosito da una splendida terrazza che affaccia sul mare di Pioppi, che rende ancora tutto più magico.
Questo magnifico palazzo ospita anche il Museo del Mare, che racconta tutto quello che c'è nel Mare del Cilento. Ogni vasca riproduce un ecosistema tipico del Cilento. Questo museo ha una funzione soprattutto didattica, infatti si organizzano anche laboratori, corsi di cucina, visite guidate ai sentieri, agli orti e ai mulini del territorio. È presente una sezione dedicata alle tartarughe, perché questo è proprio un centro di primo intervento per le tartarughe che vengono ripescate. Camminando ci si può inoltrare poi nei fondali, negli abissi dove troviamo la murena e così via, i crostacei, polpi ed altre specie marine. Dopo questa bellissima e interessante visita al Palazzo Vinciprova, non ci resta che rientrare a casa e ritornare al Porto del Fico. Prima però, sulla via del ritorno, un piacevole incontro con le signore Giovanna e Maria, che ci hanno raccontato alcuni aneddoti divertenti, così come solo le sagge donne di un tempo sanno fare. Nonno mio mangava, è abbiato quasi c'è andato. Che la mia vicerete che io a passare i vidi a contare il maiale, parlo rispetto. Che come calmo, oh, io ti un po' peggioroso, come calmo, chi vuol ti campa c'è andare? Vai papà mio! Neta, neta, ma che cagliani? E fuso che, e dici che ti campa c'è andare, io ti ho già trovato, ma ci morimo! Ringraziato fino a te, quanta volta? Tu no, io sì! Sempre quando mi sono ringraziamo a Dio e mi corto padre io ringraziamo il Signore che mi faccio roba buona. Ma di dove siete voi? Io sono di pelle. Quando cade lei mi ce l'ha la casa. Che è stata finito. Ah, era vostro marito. C'è una casa. Quello che dice c'è una casa. Sì, penso. Io un bravo della casa. Bravo, ecco c'era mio marito. Inizia la gara. È buono da campare vicendale. Grazie. Ma quando si riproduce, al compagno. E che cognome fate? Io Scalone. Scalone, mentre voi siete di? Il mio cognome è di qua. Di Rienzo. Nata che è Atta. 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 A me mi dice una gatta. E come mai, signor? Perché un nonno mio piantando a buio e erano insieme 3-4 uomini e passavano piantando una cosa e passavano non lepre. Nico, Nico, dice il papà, papà su 4-4 tu non lo viva il farlo da qua. E mi sono un nome, lo guardo, con lo guardo che era papà mio, lo guardo che era i frati miei, con lo guardo, io Maria lo guardo. E sai chi è un lepro che faccio? Che fa? No. Che fa? Il sangue del lepro. Che fa il lepro? La lepre? Un lepro. Oh, lepro, scusate. Allora, c'è uno che tiene un guaio. Che faccio un carpettello. Se ingerati il sangue cavolo, in del capello, che faccio? C'era una vicchiarella. E c'era uno che tiene un cupino. Se quello c'è pigliato, guai, ci faceva così. Ma guai o che cos'è? La morsa, quando l'epilessia? No, non è caccia su ma per bocca. Sì, sì, le convulsioni si chiamano. Ecco, bravo, lo so. Allora, chi su qua, dice che, ecco, ci si è indaga. Vai tu, che hai nato, ma da fanno lepre sotto la cacciopola. Un piglia vivo, un portaga. Insomma, ha detto va tutto lepre lì. Vai mamma, vai a dare a mamma il tuo, allora ci angela Maria, oh si chiama Rosa Angapire, lui lepre, sì,
Ecco, scannavo un coniglio. Sì. Lo mettete nella tazza di caffè e gli ho detto, si sposava, è molto più bello, tenia 80 anni. E non si è pigliato più. Queste sono cose veramente... Tradizioni occidentali, antiche. Ci facciamo. Mamma mia. Ci facciamo. E mi ricordo. Quanta bella era prima. Signora, ma, ma ve lo ricordate prima? Perché era stata rotta anche a scuola. La pontiglia E per guarirci i conigli come si fa? Come? Per guarirci i conigli. Come si fa? Io ho sentito l'anno scorso da. Era un avvocato e un avvocato. Allora è un momento di Dio che poi se ne va, che non vanno in presta. Allora si fa che sta avvocato, ti ne ha coniglia rossa. E che già è cominciato a morire. Io mandavo un certo ratici a Cito e Levone per tre giorni e guariscono in... non vorrei a Cito e Levone acqua e Levone per tre giorni è cotta e facciamo sentire a ritmo a diritto sentiamo andare. Canta che può cantare che non è conto, l'amore sta lontano e non mi sente. Avete capito? Sì, canta che può cantare che non è conto, andare innamorato. Sì. L'amore sta lontano e non mi sente. E l'amore è lontano e non sente. Anche se cantava questo purtroppo non sentiva l'amore. Mio fratello poco lungaretto Non suonava l'organetto? Mio fratello. Come si chiamava? Giovanni. Il gatto. Il gatto. Mio fratello, esatto. Gatti. Erano 10 gatti. 10 gatti? 6 gatti e 4 gatti. Voi come vi chiamate? Maria. Maria, voi, signor? Maria. Giovanna Scalone. E invece, Scalone, ma invece al vostro paese, Pellare, come vi chiamavano? Giovanna! Solo Giovanna? E basta? E basta! E senza soprannome? No, Giovanna e basta! Giovanna! Quando dicevano Giovanna subito la sapevano. Signora Maria Luatto! Quando non capiva chi è Maria Luatto! Un cognome Scalone! Maria Luatto! È Scalone! Sì, sì! Non ne tengo soprannome! Ma io tengo gatto! Ma tanti gatti mi mangiano! I gatti si mangiano i suri! Va benissimo! Lasciamo Pioppi sicuramente con un bagaglio ricco di ricordi e di bellezze e, come diceva Ansel Keys, ho notato che i centenari sono particolarmente frequenti tra i contadini, la cui colazione spesso è costituita solo da un buon bicchiere di olio di oliva.